Vito La Coppola, 2052 preferenze, il primo della lista Antonio De Caro per Bari, un successo che ti aspettavi sicuramente? Ma sono risultati che si conseguono con il lavoro ininterrotto tenuto in questi ultimi 5 anni, sia in ambito metropolitano che in ambito comunale. E poi sono risultati che si ottengono rimanendo al servizio della nostra città quotidianamente. Infatti i cittadini vi hanno ridato fiducia, quindi i prossimi 5 anni saranno nel segno della continuità. Il tavolo delle trattative ufficialmente non è ancora aperto. Che aria tira? Per il momento siamo ancora presi dall'euforia del risultato conseguito, dal grande risultato conseguito dal nostro sindaco Antonio De Caro, che ha raggiunto un risultato plebiscitario. Quindi avete anche potuto vedere dai dati, credo che sia oramai una realtà non solo barese, oramai Antonio De Caro è una realtà nazionale per il centro-sinistra. Non ti sei voluto esporre, quindi continuerai comunque il tuo lavoro che è stato incentrato sulle scuole e l'area metropolitana, diciamo, fondamentalmente. Questo potrebbe essere, diciamo, un desiderio mio personale, però voglio dire, in politica si resta a disposizione dell'intera amministrazione, che sia metropolitana o che sia comunale. L'importante è mantenere le promesse fatte ai cittadini. Assolutamente sì, altrimenti questi risultati non si possono raggiungere.